Dottor Luca, lei è venuto da Rivignano per il mio libro, per acquistarlo, è ancora l'altra settimana. Adesso che l'ho letto, ci terrei tanto a sentire cosa, che vibrazioni gli ha dato questo libro, come lo ha trovato. Lei è una persona competente perché lavora al centro di salute mentale. Giorgio, secondo me il mare identifica il desiderio di avventura di molte persone. E leggendo questo libro, secondo me, io che ti conosco, ho rivissuto quello che sei tu e che ho potuto conoscere di te, quindi tutte le virtù che hai. E come dici tu, leggendo questo libro, sale a bordo della tua barca, la Yukiki, per raggiungere la Sicilia e portare un messaggio di Unione d'Italia. Questo era uno degli scopi, ma la verità era il desiderio mio di sfidarmi, no? Io volevo vedere se ero capace, da neofita, cioè da uno che non conosce la nautica, fare una roba così 3.500 km. Insomma. Non è facile neppure per un ragazzino, no. Quindi secondo me il desiderio di quello che hai fatto, il sogno che hai realizzato e che hai descritto in questo libro, secondo me si capisce, il risultato mi ha emozionato, ecco, questo è quello che... Quali sono i punti forti del libro, in sintesi? Secondo me sono il personaggio, che sei tu, che riesce comunque a mettersi in gioco, che dà la speranza e comunque motiva anche le persone a riuscire a realizzare il sogno di quello che si vuole fare, a qualsiasi età e a qualsiasi... E combatto, perché sì. Io combatto nelle onde. L'audacia. Diceva mia figlia, ci sta tutta papà, la parola audacia, la merito. Però io dico... La sfida a qualsiasi prezzo, io non ho mai volato. Allora il lettore, secondo me, autore, il lettore leggendo e verificando che lui è a bordo con me, leggendo il libro, no? Che io sono positivo, lotto sempre, non mollo mai, anche lui si carica di voglia di lottare e di non lasciarsi andare mai nella vita. Cioè, e quindi affrontare il suo quotidiano. Ma secondo te, ti faccio io una domanda, perché sì, certo. Quante persone sono positive al giorno d'oggi e riescono a raggiungere il proprio sogno con la positività? Ma io ho sempre lottato per realizzarmi, mi sono sempre sfidato in tutti i campi, la laurea da autodidatta, la casa fatta senza soldi, e adesso ho una barca senza soldi, e quindi sono sempre sfide. Però auguro a tutti, io l'ho detto nel libro ai miei alunni, perché per me sono tutti alunni, no? E come insegnante ho detto, ragazzi, non mollate mai, lottate sempre e datevi autostima, perché dovete affrontare la vita. E ci sarà sempre qualcuno che cerca di affondarvi, ma voi dovete sempre credere in voi stessi. Solo così facendo vi realizzate e avete delle soddisfazioni umane e importanti. In questo libro non c'è solo l'audacia, il coraggio, ma c'è l'arte, c'è la natura e ci sono le relazioni con le persone, che è una cosa che non è così scontata. Questo è quello che ho sentito io. Te la ringrazio, dottore. Penso che sia un libro sincero, umano, coraggioso e vissuto in un contesto di verità, come quando il tsunami mi ha catapultato a 22 metri di altezza. Il municipio non è 22 metri di altezza, ma io lo so. E dall'alto ho visto la morte, no? Però ho combattuto e ce l'ho fatta a raccontarvi questo libro. E spero di andare a Genova e che il libro mi finanzi, mi aiuti con le vendite a guadagnare quel tanto che mi serve, perché di più non mi serve. Fare beneficenza, se guadagno di più faccio beneficenza. A me basta andare a Genova e dire, no, nel mio curriculum vitae, prima di morale, ce l'ho fatta anche questa volta.
Io sono Grazie. convinto che ce la faccio. Ringrazio. Salutiamo alla...